E con quella Ruby uguale. Questa Ruby è andata là, la nipote di Mubarak. La nipote di Mubarak, perché capito, dice, sta minorenne, e vede, ma che minorenne d'Egitto? Lui è Egitto, tacca, sono Mubarak. Allora, sì, lui si ricordava sta minorenne d'Egitto, porca, allora noi pensiamo alle piramidi, ma lui è il presidente del Consiglio, pensa subito ai suoi padri, allora il nipote di Mubarak. E allora, che cosa è successo? È successo che non si capisce niente, tra l'altro lei fa la cubista, si chiama Ruby, proprio il cubo di Ruby sembra una cosa. Allora è andata... Questa Ruby poveria, tra l'altro da grande ha dichiarato che vuol fare il carabiniere, si vede proprio, ci tiene a rivedere Berlusconi. Allora, no, che c'entra? Allora, Silvio, una ragazzina, allora, si scherza, Silvio, lo sai che ti vogliamo bene, dimettiti, allora, dunque, cioè, scherzo, allora, stai lì che sennò siamo rovinati tutti, porca la miseria, io ho una paura che si dimetta quell'uomo, per età non faccio il nome, se queste notizie venissero confermate, io non ci credo, figurati se è vero, tutto quello che ho detto me l'ero scordato, oh, se queste notizie, io non ci credo, figurati se è vero, tutte queste storie di donne, veramente mi sembra la solita montatura dei giornali per fargli guadagnare voti, la solita cosa, tutte queste donne poi veramente Berlusconi sembra te le vai a cercare. Anzi, te le portano, però insomma. Allora, che volevo dire? Si diceva, mi sono scordato, di Ruby, no? Ecco Ruby, questa cosa politica forte. Non si capisce niente, dice che è stata là, gli ha portata fede, poveri. Emilio! Da te non me l'aspettavo! Ma è stato denunciato per sfruttamento della prostituzione! A parte che io erano anni che lo dicevo. Ogni volta accendevo il TG4 e dico, ma questo si prostituisce, lo sfruttano, ma chi è? Ma chi è? Ti dicevo, Fede, rialzati, alza la china, non ti fare sfruttare, Emilio, ma io erano anni, poverino, che lo volevo lì, lo vedevo lì al TG4 sfruttato, prostituito, e fai i nomi, chi è sto magnacciaccio che ti sfrutta? Oh, se queste notizie venissero confermate, ma io non ci credo, figurati se è vero, per carità, Fede, lo sai che ci vogliamo bene, sempre portare sti book fotografici, portagli un book, senza fotografia, una volta un book. Se lo sa leggere senza foto, portagli un book, no? Allora, non si capisce niente, cioè sta ragazza egiziana, marocchina, si è capito bene, nipote di Mubarak, che a un certo punto dice se l'è trovata lì, questa ragazza che è andata alla questura, che gliel'aveva portata Mora, che Mora l'aveva portata a Fede, che è andata Nicole Minetti, che stava con uno che faceva film porno, con una certa Monique brasiliana che si soppicchiate, che è andata alla questura, che l'hanno passata a Berlusconi, che alla fiera mio padre comprò. Io non si è capito veramente come si sta, no, veramente non si capisce tutto questo ingranaggio, come sia potuto avvenire, no? Insomma, alla fine c'è stato questo grande scandalo con questa ragazza. Ora io mi dico, noi, c'ha ragione Bersani, basta con queste storie. Poi lui ha detto, non lo sapevo che era minorenne. Non lo sapevo. Se non lo sapeva, ragazzi, non lo sapeva. È come con quell'altra ragazza, la signora Daddario, ve la ricordate? La Daddario, lui ha detto, non lo sapevo che era una escort, no? Lì c'aveva ragione, perché io so come sono andate le cose, immaginate voi. L'ha detto lui, l'ha detto lei, era tutto registrato. Lui non lo poteva sapere, quando c'ha ragione, perché quella sera gli hanno portato questa ragazza, questa dalla signora Daddario, no? Questa che non l'aveva mai visto, è arrivata a casa sua, hanno mangiato, poi lui ha detto rimanere a letto con me, a lei a dormire, lei ha detto sì, è rimasta a dormire con lui, alla fine lui gli ha dato 1.000 euro, lei se n'è andata, quando lui è rimasto solo si è chiesto, ma che mestiere farà questa? Non riusciva a venirne a capo, guardate che è difficile, sono cose, aveva detto, ma, no, lui ha detto da sé, ma, sarà un assistente sociale, ci avrà un negozio di fioraio, ci avrà una merceria. E che ora, mica siamo i soliti ignoti, non è che uno deve sapere il mestiere di uno che ti verrà. Frizzi, portagliele te, le escort, e gliele metti davanti. Qual è la escort questa? 7.000 euro in una busta, ha vinto, bravissimo Berlusconi. Volevo dire, stasera me le poteva dare, ma sì, 7.000 euro, sono venuto col tubino nero, poco trucco, mi potevi dare almeno a me 7.000 euro. Se poi rimango tutta la notte, anche 14, però cioè, volevo dire una cosettina, me la potevi dare. Ha ragione Bersani, questa Ruby, questi scandali sessuali, tutte queste cose che accadono, non è così che si vince con Berlusconi, bisogna batterlo politicamente. Oh, questo quindi la prossima volta bisogna beccarlo con una minorenne del PD, questa è la nostra. Deve avere la tessera. No, perché se no, volevo dire, ragazzi, oppure la Pindi. Rosi, sacrificati per il partito, Rosi, dai, Rosi, che tu gli garbi, hai visto, fa sempre quelle battute, ma io dico, ma veramente, ma orrende, ma perché non c'è uno dietro quando fa quelle barzellette, che gli morde un orecchio,
mi piacerebbe essere proprio a me il suo angelo custode, il suo diavoletto custode. Ogni volta dice una mischiata, morso in un orecchio, la barzelletta sugli ebrei, vendi gli garbi, gli piaci, fa riferimenti continui a te, fa tutti questi riferimenti, hai capito? Perché sei sexy, eh? Gli piaci, quindi sacrificati per il partito, ti devi intrufolare, tu dai una foto a Emilio Fede, la metti nel book fotografico, un po' di trucco così, un po' di scinta, rosi, mi ti ci vedo proprio con la chiappa proprio del PD, quella generosa, beh, capito, vai là, gli dici che sei maggiorenne, tutto regolare, rimani sola con lui e quando si mettono lì che c'è tutta quei orge cose, come ti mette la mano sulla chiappa, sono la Bindi del PD, lumaconi, maialoni, porcelli, fate schifo, presi tutte, Rosi, non devi temere niente, perché se ti arresta la polizia, se ti arresta la polizia tu dici che sei la suocera di Zapatero, la suocera di Zapatero. Rosi, ti piace? Ti liberiamo, guardate, guardate, liberate quella donna, si crea un incidente internazionale, è la suocera di Zapatero, la nonna di Fidel Castro, si crea una e poi quando era là, non so se ve lo ricordate, una dicevo, ora tutti si stupiscono queste cose con le donne, io ero stupito quando venne Gheddafi, non so se ve lo ricordate, c'era Gheddafi e Berlusconi, c'era 500 donne e 30 cavalli arabi, dovrebbe uscire il DVD tra poco, io aspetto, insomma, c'è una cosa, questa è una mischerata, quando hanno preso, non so se vi ricordate Bossi, Bossi, esci da quel cespuglio, fammi piacere, allora, veramente impressionante, allora era lì, Bossi disse in televisione, siccome Berlusconi telefonò personalmente alla polizia, gli disse, Bossi, non è furbo, non furbo, ma perché uno deve essere furbo, Bossi, perché? Deve essere un po', devi dire intelligente, non è furbo, ha detto perché doveva chiamare me o Maroni, come dire, oh, se no 17enne libera, non ci abbiamo niente da fare, siamo lì, sembrava volesse di questo lì per lì, no. Ma il ministro dell'interno addirittura, non solo la polizia, il ministro dell'interno, poi pensate Bossi che telefona alla questura per liberare quella ragazza, liberatela, c'è un incidente internazionale, è la nipote di Odino, di Thor, del dio Po, una cosa, pensa poi, Bossi, ma come ti viene in mente di dire quelle cose? Comunque dicevo, Bindi, ti devi sacrificare, Rosi, dammi retta a me, ti travesti e salvi, hai capito, tutta la nazione, se no qui si va veramente al manicomio, non ce la facciamo più con tutta questa storia, e poi mi rivolgo, dicevo, a su uomini che lavorano sempre, Ghedini, Niccolò, no, Niccolò bello, ti voglio tanto bene perché tu, io vedo la fatica, Angelino, Alfano, la fatica, io ho detto ma poveracci, ma questi non gli danno un affidamento, come si fa a resistere, la fatica proprio una cosa, ma com'è sto studio piccolino così, sembra si tocchi, non è che ci hanno messo veramente nel plastico di Vespa qua, sembra appare il ditone, è piccinissimo questa cosa qua, Nicolino, dai, ma Niccolò, dico, ma perché organizzate una cosa, lo lasciate perdere, eh? E lui c'ha tutte ste, e andiamo insieme, lo lasciate perdere, là, una volta, vi riposate un po' dalla mattina alla sera a fare leggi per lui, a proteggerlo, a dire sempre quelle cose, non è vero, se queste cose venissero confermate, ma io non ci credo, figurati se è vero, potremmo andare insieme a Antigua, dove c'ha quei castelli, là, Antigua, con tutte quelle dependenze, i castelli d'Antigua di Berlusconi, andiamo, guarda, io, te e Niccolò, andiamo a Antigua, ci liberiamo, finalmente, ci facciamo una canna, un cannone, proprio uno spinellone, un cannone, con la parrucca rasta, proprio, già, ce l'avete la parrucca, una parrucca rasta, se c'ha, oh, ecco, una bella parrucca, guarda, oh, Niccolò, Angelino, ci cantiamo fermo, nella casa, no woman no cry, oh, no woman no cry, con un bel cannone alla faccia di Berlusconi, ma pensate, uno va anche all'Antille, uno vince il Superenalotto, dice vado all'Antille, tranquillo, va lì, bussa alla casa magari perché gli manca il sale, apre e Berlusconi in mutande, anche qua, ma non ci posso credere, anche là c'ha le case, dai Niccolò, Angelino, andiamo alle Antille con un bel cannone, a solo spaparo, portiamo pure Rosi Bindi, la suocera di Fidel Castro, pure Bruno Vespa, se può venire, portati il plastico, ci fumiamo pure quello, dai Bruno, dai, lo dica ragazzi, non fumate per carità che fa malissimo, sono cose che distruggono tutto, però se da grandi diventate come Angelino e come Niccolò Ghedini, un po' di fumo ci vuole, è impossibile, ora, no, volevo dire, intendiamoci,
No, volevo dire, ora io, per carità, Silvio, lo sai che siamo qui per sostenerti, che di me, allora, noi, basta, lasciaci campare, allora, se possiamo più, me la piangio, allora, basta, Silvio, scherzo, Silvio, resisti, dai questa dimissione, allora, forza, se queste cose venissero confermate, figurati se è vero, allora, io veramente, vi voglio, siccome la televisione degli elenchi, no? Vi voglio fare una canzone, appunto, siccome le donne Berlusconi prenderebbe troppo tempo, prenderebbe veramente troppo tempo, vi volevo fare un elenco in musica un po' alla Voodoo Child, Foxy Lady, qualcuno sa di che si tratta, Maroni che è un jazzista lo sa, ecco, volevo dire, una bella canzone elencandovi le proprietà di Berlusconi, così. Quello che c'ha, eh? Se mi manda la base, vai Duccio con la base e vi faccio... No, alza! Io sono il boss, l'imprenditore, il proprietario del partito dell'amore. Io sono il Cesare, leader mondiale. Io sono il papi, l'utilizzatore finale. La Camera è mio il Senato, sono io il padrone di Ibrahimovic e Pato, c'ho banche banchieri, c'ho case editrici, c'ho confalonieri, la RAI, Mediaset, gli attori e le attrici, è mio il giornale, è il Viminale, e è naturale fra 3 anni il Quirinale, finalmente sarà mie. No, è un fatto personale, magistratura e corte costituzionale, è tutto mio, faccio sul serio, Palazzo Chigi, Palazzo Grazioli, Palazzo Macherio, Palazzo Madama, c'ho Villa Certosa, che c'ha 1000 stanze, Castelli Antigua con 3000 dependanze. Italiani, anche la casa a Monte Carlo di Tulliani è mia, è mia. C'ho Dani Sverdini, Maria Stella Gelmini, Frattini Ghedini e Roberto Formighini, Augusto Minzolini, del TG1, è mio il TG5 di Mimun. Le donne son mie, son potente, quindi le voglio tutte, soprattutto Rosi Bindi. La Lega è già mia, Maroni, Bossi e Cota, ho comprato tutti e m'hanno regalato il trota. La mia la destra di Storace e la DC di Rotondi, e sono mie le poesie di Sandro Bondi. Ah, Cicchito dell'Utri, non so più chi c'è, Scaiola e la finissima Santanchè. Oh, yeah, partito si ingrossa, ormai c'è la Ressa, Brambilla la Russa, Ignazio la Russa, passare alla cazza. Oh, 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 le barzellette che racconto io, le scrivo io e fanno ridere Arco Zio. Di aziende e banche ho fatto il pieno, basta così, domani compro il Mar Tirreno, ma io compro tutto, dall'A alla Z, ma quanto costa questo cazzo di pianeta? Lo voglio io, lo compro adesso, poi compro Dio, sarebbe a dir compro me stesso!